Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale. Oggi finalmente è uscito l'aggiornamento OneUI 6.1 sul nostro S23 Ultra. Ma cosa sarà cambiato? Sarà diventato come S24 Ultra? Oppure ci saranno ancora tante differenze? Vediamo subito in questo breve video dove andremo a parlare dell'aggiornamento che è avvenuto in questi giorni. Bentornati qui sul mio canale o benvenuti qui sul mio canale. Oggi siamo qua appunto a parlare del OneUI 6.1 aggiunto di recente su S23 e S23 Ultra. Fatemi sapere prima di iniziare il video cosa ne pensate di questa modalità di registrazione, perché sto registrando in una modalità ProRes con iPhone 13 Pro che mi è stato mandato da un'azienda dei condizionati, ma di quello smartphone ne parleremo più avanti sul canale. Comunque, siamo qui per parlare di questo aggiornamento che finalmente tutti aspettavamo dall'uscita di S24 Ultra sul nostro S23 Ultra. Ma cosa è stato fatto grazie a questo aggiornamento? Cosa hanno migliorato? Cosa hanno apportato come modifica nel nostro smartphone? Ne parleremo in questo video. Prima cosa e molto importante che hanno migliorato è la parte fotocamera. Qualcuno mi ha già scritto in privato su Instagram, sotto nei video, eccetera, che nel compartimento fotografico hanno notato nettamente delle migliorie negli scatti, e qualcuno mi ha anche detto che è migliorato il 50 megapixel sulla gestione dei colori e anche sulla gestione della nitidezza. Fatemi sapere sotto nei commenti se anche voi avete già notato delle piccole differenze in questo aggiornamento sul nostro S23 Ultra. Ho avuto anche dei commenti dove mi dicevano che S24 Ultra, dopo l'aggiornamento avvenuto a S23 Ultra, è andato un pelino a peggiorare nel compartimento foto e video, ma secondo me magari devono fare dei piccoli aggiornamenti sul modello S24 Ultra per riportarlo come era prima o comunque migliorarlo. Anche lui all'uscita non era sicuramente perfetto. Però la cosa importante che noi abbiamo rispetto ad S24 Ultra è il 10x, che secondo me quello lì è anche difficile da sostituire rispetto a un 5x, che tra 5 e 10x è una netta differenza di focale, perché contando che abbiamo tantissime focali, fare un 0,6, 1x, 3x, 5x, tra il 3x e il 5x c'è una differenza minima, invece tra 3x e 10x la differenza è notevole. Infatti è un peccato che abbiano deciso di ridurla. Potevano mantenere il 10x magari migliorando un pochino la stabilità o magari anche migliorando leggermente la qualità, anche secondo me questo 10x di S23 Ultra è davvero una bomba. Parliamo ora dell'aggiornamento, vediamo un po' cosa hanno implementato sul nostro S23 Ultra, cosa hanno migliorato oltre al compartimento fotografico. Ho notato una leggera miglioria anche nella parte batteria. Qualcuno dice che su S24 Ultra invece la batteria è andata un pelino a calare, come ripeto sempre, essendo anche un pochino acerbo, secondo me con gli aggiornamenti vanno sempre pian piano a sistemarlo. Comunque, miglioria della batteria, miglioria della fotocamera e finalmente implemento dell'intelligenza artificiale proprio come S24 Ultra. Cosa ci permetterà fare questa intelligenza artificiale sul nostro S23 Ultra? Prima cosa, veloce, abbiamo la possibilità di fare un bel cerchia. Cosa ci permetterà fare questo cerchia? Finalmente, mentre magari stiamo guardando un video, mentre stiamo scorrendo il nostro feed dei social, magari in certe fotografie, in certe clip video, notiamo qualcosa che attira il nostro occhio e magari vorremmo acquistare una maglietta, magari anche solo qualcosa che c'è in uno sfondo. Noi, tenendo premuto la parte in basso del nostro smartphone, ci comparirà l'impostazione di cerchiare quello che vorremmo andare appunto a cercare. Dopo che l'abbiamo cercato, lui ci porterà su Google in automatico e ci troverà anche l'oggetto indicato. Nella stessa foto poi abbiamo la possibilità, se magari non abbiamo cerchiato quello giusto, potremo andare a riselezionare il punto da noi desiderato e in automatico lui farà un'ulteriore ricerca su quel punto lì. E questa cosa la trovo molto comoda rispetto ad andare a fare una fotografia qualcosa o andare a fare uno screenshot e poi spostarsi su Google per andare a fare la ricerca. Altre possibilità che ci hanno dato grazie a questa intelligenza artificiale implementata sul nostro smartphone è: siamo in una pagina web, magari stiamo leggendo qualcosa su Wikipedia per esempio, e in effetti magari quello che stiamo leggendo è parecchio lungo da leggere, non ci va di leggerlo tutto. Grazie all'intelligenza artificiale ci permetterà di fare un piccolo riassunto di magari le parti più importanti secondo anche l'intelligenza artificiale, per poterlo magari leggere in modo un po' più veloce, per avere quelle informazioni in modo un po' più veloce e pratico rispetto ad andare a leggere qualsiasi punto, che magari ci sono certe parti che potrebbero non essere interessanti. E quella è un'ottima cosa. Diciamo, avere dei riassunti rispetto a 3 o 4 pagine non è per niente male. Possiamo anche riassumere, per esempio, o sistemare come si deve le note sul nostro smartphone. Magari siamo andati a scrivere un testo lunghissimo e lo vorremmo riassunto in qualche modo, lui in automatico andrà a riassumercelo o anche dividercelo tipo a paragrafi. Comunque, altro implemento che hanno fatto grazie all'intelligenza artificiale è il fatto di traduzione indiretta, per esempio delle chat o
anche delle chiamate. Stiamo parlando al telefono con una persona estera. Noi vorremmo tradurre in quel momento la sua voce, perché magari non sappiamo bene l'inglese, il francese e altre lingue. Lui in automatico, andando a cliccare il pulsante traduzione in diretta da parte dell'AI, lui ci farà una traduzione in diretta. L'interlocutore dall'altra parte verrà avvertito che la voce che sentirà è una voce artificiale per tradurre la chiamata, e noi potremo anche scegliere se sentire sia la voce dell'interlocutore e anche la traduzione, o sentire solo direttamente la traduzione. Stessa cosa da parte nostra, noi potremo far sentire all'interlocutore anche solo la traduzione, senza far sentire prima la nostra voce e poi la traduzione. Questa è un'ottima cosa anche per magari rompere quella barriera linguistica che c'è magari fra noi e altri paesi, che comunque non tutti sanno benissimo l'inglese, me compreso, e non è una cosa per niente male magari aggiungere in tutti gli smartphone questa intelligenza artificiale che ti permette di creare quella traduzione istantanea. Stessa cosa potremmo tradurre in diretta le chat, per esempio schiacceremo il pulsante che in automatico ci devono tradurre la lingua rilevata su quella chat, e noi in automatico avremo il messaggio con traduzione e la lingua originale per vedere comunque come sarebbe stata la scritta comunque in lingua originale. La stessa cosa nel momento in cui andremo a scrivere noi italiano, lui in automatico tradurrà all'interlocutore dall'altra parte, sotto forma naturalmente di messaggio, il messaggio che gli abbiamo mandato nella lingua da lui utilizzata, per esempio in inglese se è una persona in inglese. Stessa cosa sempre con traduzione diretta, se siamo per esempio in giro all'estero, noi potremo attivare un traduttore in diretta che ci permetterà di selezionare la lingua e noi potremo parlare con una persona a caso, magari se siamo ad esempio in Francia, vogliamo chiedere un'indicazione, non sappiamo come chiederla in francese, noi imposteremo francese, dalla nostra parte imposteremo italiano, e in automatico quando noi andremo a parlare attraverso lo smartphone in italiano, lui tradurrà in automatico in francese, quando lui ci risponderà in francese lo smartphone tradurrà direttamente in italiano. E questa cosa è anche comoda se si va all'estero e non si è capace di parlare la lingua del paese in cui siamo. Altra cosa implementata sempre grazie all'intelligenza artificiale è l'intelligenza artificiale nelle fotografie. Cosa ci permetterà di fare questa intelligenza artificiale? Due cose sostanziali. Prima, potremmo andare a modificare le fotografie, per esempio vogliamo eliminare un oggetto o un soggetto presente nella fotografia che ci dà un po' fastidio, un cavo che mi dà fastidio nel cielo, lo posso eliminare grazie all'intelligenza artificiale che ci va a sostituire in automatico secondo i suoi algoritmi quella parte lì, cercando comunque di compensarla come si deve. Stessa cosa, possiamo addirittura sempre grazie all'intelligenza artificiale ritagliare la fotografia, ma a differenza del vecchio ritaglio che noi quando andavamo a sistemare, perché per esempio la fotografia noi scattavamo e invece di essere perfettamente in linea rimaneva un po' più storta, noi andandola a girare come avevamo nei vecchi smartphone tendevano un pochino a ritagliare l'immagine, quindi da quell'immagine andavamo a perdere qualche pezzettino. Con questo aggiornamento avremo la possibilità di fare questo ritaglio, ma lui non andrà a ritagliare la foto, ci andrà prima a sistemare la fotografia. Nei riquadri in cui non ha una parte di fotografia, lui andrà a riempirla in automatico grazie all'intelligenza artificiale. Lì secondo me abbiamo dei limiti, perché se è una fotografia all'aperto, per esempio con solo un cielo dietro, e quindi deve andare a riempire quel cielo o magari giusto qualche roccia, qualche albero eccetera, riesce a farlo tranquillamente. Ma se dobbiamo fare in una situazione un pelino più complicata, lì l'intelligenza artificiale va un pochino tra virgolette ad impazzire e andrà a completare la fotografia non in modo perfetto, ma ci può anche stare, non è che l'intelligenza artificiale per fortuna direi conosce gli interni per esempio della nostra casa. Visto che non ho ancora provato a pieno tutte le modifiche in parte foto, in parte video dopo l'aggiornamento del 6.1, cosa ne dite se più avanti, magari fra 1, 2 o 3 settimane, vi facessi un video dedicato per vedere se davvero c'è stata una grande miglioria nel comparto foto, video, tenuta batteria e molto altro, e anche per vedere un po' se quell'opzione dell'intelligenza artificiale è stata aggiunta, è davvero utile o è solo una mossa di marketing? Lo scopriremo magari su un video dedicato più avanti sul canale. Quindi mi raccomando, per non perdere il prossimo video, direi di iscrivervi al canale e lasciare anche un bel like. Mi raccomando, commentate sotto facendomi sapere cosa ne pensate di questo aggiornamento che c'è stato sul nostro S23 Ultra o S23. Fatemi sapere se volete qualche altro video inerente al nuovo aggiornamento o comunque sempre al nostro S23 Ultra. Ci vediamo direttamente domenica prossima con un nuovo video. Ciao a tutti e buon fine settimana.